Anglo Calcio FM. Tutto, ma proprio tutto il calcio inglese. Stagione 2011-2012. In studio Massimo Corsini e Lorenzo Vannozzi. E spesso, ma non sempre, Alessio Carli e Larry. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì sera su Punto Radio Cascina con Anglo Calcio FM. Insomma, come dice la sigla, spesso ma non sempre Larry, invece Larry ormai è ospite fisso. Buonasera. Ciao caro, buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Ma diciamo piuttosto bene, non ci sono grossi problemi, tutto ok. Bene, bene, il libro procede, sì, le prenotazioni fioccano. Fioccano, ci sono anche due o tre cose da dire, se posso dirle subito così partiamo. Guarda, poi le dici subito così, perché oggi abbiamo l'FA Cup, poi abbiamo il Trophy, poi ci abbiamo un po' di notiziole e poi dobbiamo fare il collegamento con l'amico Alfonso che ci racconta la storia del Notts County, quindi abbiamo tantissima carne al fuoco. Vai, dici queste due o tre cose. Allora, queste due o tre cose sono molto importanti, nel senso che anzitutto il prezzo del cartaceo rimane invariato a 12 euro, però per questioni di celerità e di sicurezza nell'evadere dell'ordine abbiamo dovuto alzare le spese di spedizione a 4 euro, perché applicando la tariffa che si era originariamente pattuita 1,28 dalla Repubblica Ceca, dove la Eurobon ha sede, si è a rischio, questo me l'ha spiegato il mio editore, si è a rischio di attese maggiori, perché il libro cartaceo poi venga, poi arrivi, o addirittura che non arrivi. Quindi abbiamo dovuto, per appunto maggiore sicurezza, alzare il prezzo, diciamo, a 12 più 4 euro. Trovate tutto, ferme restando le modalità di pagamento, i punti 2 e 3, sul sito www.yourbone.eu. La seconda cosa è, dopo aver praticamente fatto il pagamento secondo le modalità indicate per il cartaceo, siete pregati di mandare una email alla casella info@yourbone.eu indicando, per questioni di trasparenza e legali, nome, cognome, indirizzo e codice fiscale di chi effettua il pagamento, in maniera che poi si possa emettere fattura in maniera regolare. Corretta. E in più volevo un attimo ringraziare tutti coloro che hanno per ora prenotato il cartaceo, nonché l'ebook che costa 10 euro e di cui io non mi occupo, perché non seguo l'ordinato, ma comunque è sempre una cosa positiva. Bene, bene Larry, insomma sono contento che tutto proceda a meraviglia, insomma anche il mio business delle fotocopie, non mi lamento, va abbastanza bene. Basta, no, lo sai che scherzo, è tutta pubblicità, no, anche perché è vietatissimo, insomma, sì, si può, Pisa, poi città universitaria, di copisterie ce ne sono. Ha detto molto chiaro, te lo scritto su Facebook, se fai una cosa del genere ti facciamo passare il sonno, ok? Ma te, no, c'è scritto che mi mandi in galera, che forse malaccio non ci si sta di questi tempi. Potrebbe anche essere una cosa piuttosto, sì, però se è sovrappopolata, esattamente come il film di negli anni 70, il film di Sordi, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Detenuto in attesa di giudizio, non è assolutamente... Certo, no, vabbè. E credo che non sia tristemente cambiato quella, nulla da allora. Quella delle fotocopie era ovviamente una battuta scherzosa. E ringrazio Subaiocchi che oggi ha fatto il pagamento. Ho visto, te sei responsabile. E così farà incazzare la Valentina. Bravo, e te sarai responsabile della separazione del povero Baiocchi.
Ecco, appunto, io non vorrei avere divorzi su alcuni. Ecco, invece rischierai di averceli, questo te lo dico proprio così, tranquillamente, perché il libro sulla nazionale inglese mette a rischio l'unità della famiglia Baiocchi, che io saluto e abbraccio fortemente. Allora, dicevo, il tempo oggi ci è tiranno perché sono veramente tante, tantissime le cose. Si è giocato un meraviglioso terzo turno di FA Cup che tra poco vi vado a raccontare anche con una... Devo fare una piccolissima polemica con la Football Association, caro Larry, permettimela. Prima però la sigla e poi la coppa più bella del mondo, la FA Challenge Cup. La competizione calcistica più antica del mondo, la FA Challenge Cup. Eccoci qua, allora, la FA Cup è entrata nel vivo, terzo turno, si gioca dalla metà di agosto, ma ora sono entrate in scena le squadre di Premier League, insomma il turno quello più atteso da tutti gli appassionati. Vuoi... Quasi una domandina ce l'avrei già. Però me la fai dopo. Dicevo, il terzo turno è quello più atteso da tutti, atteso dalle squadre di non league perché bramano di arrivarci fin dal loro ingresso nella competizione, è atteso dalle squadre di Premier e Championship perché segna l'ingresso in scena. Ed è stato un turno talmente tanto atteso, caro Larry, che si è avvicinata finalmente al record di massima affluenza di pubblico, insomma è stata la più alta affluenza di pubblico da 30 anni a questa parte. Il record lo detiene ancora la stagione 1980-81 con 593.898 presenze complessive per una media di 18.559 a partita. Quest'anno siamo arrivati a 581.949 con una media di 18.185. Questo, se mi fai dire, nonostante la televisione e nonostante una recessione economica che forse si sente di più, correggimi se sbaglio, in terra inglese piuttosto che... È vero, anche se è verissimo, e poi ricordiamolo che nell'80-81 gli stadi inglesi erano di quelli che ci si entra finché ci si sta, no, c'erano stadi da 30.000 persone ma per l'FA Cup ci si entrava in 50.000, no, quindi era l'era pre-Taylor, ecco, pre-Taylor Report, e anche l'era purtroppo sciagure avvenute in un paio di stadi inglesi e Bradford su tutti. Quindi è stato un grandissimo successo di pubblico. È stato un bel successo di pubblico, ci sono stati anche dei risultati assolutamente interessanti. Io ho segnato 5 giant killing, alcuni soltanto tecnici, però significativi. E allora cominciamo da quello più pesante, più importante, perché ha visto l'eliminazione di una squadra di Premier League, ed è la vittoria dello Swindon per 2-1 contro il Wigan. È una partita che ha trasmesso tra l'altro Sky Sport in diretta, la partita che ha sancito il trionfo di Paolo Di Canio. Insomma, io giusto 2 giorni prima avevo un po' criticato questo gridare al miracolo Di Canio, e francamente lo penso ancora, perché comunque... Parlammo con Morosini nella puntata del Boxing Day. Sì, no, ma io credo che nessuno di noi si aspettava che Di Canio fosse ancora sulla panchina dello Swindon ad oggi. Però è anche vero che... Paolo Di Canio allenatore, onestamente, già non ce lo vedo. Esatto. Però è anche vero che lo Swindon per la League 2 è una corazzata, anche economica, insomma, è una squadra che 2 anni fa ha sfiorato la promozione in Championship, è una squadra abituata a navigare tra il secondo e il terzo livello, quindi merito a Di Canio, indubbiamente, che l'ha assemblata bene questa squadra, però è anche vero che ha a disposizione un certo tipo di materiale, ecco, questo dico. Abbiamo anche Davidone...
soprattutto quello che gli inglesi chiamano money to spend, no? Esattamente. Allora, dobbiamo salutare Lorenzo Vannozzi che ci saluta al volo e ti saluta anche te, Larry, e deve andare via. E poi un salutone a Davidone che dice non sente nulla. No, io credo si senta al PC, me lo auguro, insomma, Lorenzo sentiva. Forse è un problema che c'ha Davidone sul suo computer. Comunque, dicevo di questo Swindon che ha strameritato di battere il Wigan, era passato ingiustamente e immeritatamente in svantaggio, poi è stato bravo a pareggiare subito con Connell e nella ripresa a segnare il gol della vittoria con Benson. Un altro Giant Killing, abbastanza, cioè, tecnico ma corposo per il blasone delle due squadre. È tecnico perché una sola categoria di differenza, quello tra Reading e Stevenage. Il blasone tra le due squadre, se pensiamo che soltanto due stagioni fa Reading ha vinto lo Stevenage 1-0, il Reading giocava in Premier League e lo Stevenage in non-league. Insomma, la vittoria al Majesty Stadium 1-0 con gol di Charles dello Stevenage fa abbastanza clamore. Un altro io però con Newcastle l'anno scorso più o meno sì, insomma. Un altro Giant Killing è quello con cui il Crawley Town, neopromosso in League 2, ha eliminato con una rete di Tubbs, il marcatore, il bomber del Crawley, il Bristol City del mio Derek McInnes, e me ne dispiace per il manager. 1-0 il risultato finale. E poi c'è la vittoria per 2-0 del Notts County in quel di Doncaster. Doppietta di Jeff Hughes, 37esimo e 70esimo su calcio di rigore. E infine, tra le partite della domenica, c'è qui il nostro Lorenzo Vannozzi, il nostro Morosini, il nostro Alessio Carli, non me ne vogliano, c'è la vittoria dello Sheffield Wednesday 1-0 contro il West Ham United. Rete di anticipi, perché io volevo appunto farti una domanda, può essere considerato Giant Killing, anche considerando la giusta voglia e la smania del West Ham di tornare in Premier quanto prima? È un Giant Killing, tecnicamente è un Giant Killing, poi la storia insegna che generalmente è più facile avere un bel cammino in FA Cup, essendo, quando si è una squadra forte di Championship, piuttosto che quando si è una squadra che lotta per salvarsi in Premier. Insomma, storicamente il trend è un po' quello, quindi forse dal West Ham sì, non c'è tutta questa differenza. Ci si aspettava, sì, poi c'è l'entusiasmo di andare bene in campionato, di avere un trend positivo che poi si ripercuote anche in Coppa. Viceversa, quando una squadra ha difficoltà nel proprio campionato, in Premier League nello specifico, è più difficile che si riesca a invertire la rotta anche in Coppa. E poi nel turno di lunedì c'è stata la vittoria dell'Arsenal contro il Leeds con una rete di Thierry Henry. Ed è una rete che ha fatto un po' il giro del mondo, insomma, è stata la Thierry Henry, che secondo me, ed è d'accordo anche Alfonso, ne abbiamo parlato su Facebook, Thierry Henry, che ovviamente è un grandissimo giocatore, ha macchiato la sua carriera col gol all'Irlanda, ma non è solo colpa sua, non vorrei tornarci sopra perché magari gli irlandesi qua ci ascoltano, ma lo sanno bene, io sono con loro. Un Thierry Henry che in pratica secondo me non doveva mai andare via da Highbury, da Londra, perché giocava benissimo, segnava, era leader delle folle e si trovava benissimo per sua stessa missione. Questo ritorno, insomma, mi sa più come una prova d'amore che altro, pur essendo anche adesso un grandissimo. Indubbiamente. Poi ricordiamoci che questo fine settimana è stato il fine settimana dei grandi rientri, c'è stato anche Post Coles che è tornato con la maglia del Manchester United. La differenza tra i due è che più per emergenza che altro. Sì, un po' tutte e due, mi sa che è molto per emergenza. Infatti il rovescio della medaglia per l'Arsenal è che, insomma,
se ci si deve aggrappare ad Henry per restare a certi livelli, una squadra del blasone, delle possibilità dell'Arsenal, qualche dubbio mi viene. In vantaggio il Liverpool. Gol di Steven Gerrard su calcio di rigore, Manchester City 0, Liverpool 1. Stiamo parlando della partita di andata semifinale di League Cup. Si gioca in altri due campi, in Premier League a White Hart Lane, Tottenham, Everton, che in questo momento sono sullo 0-0. E poi si gioca al St. Andrews, nella mia città preferita, Birmingham. Non gioca la mia squadra preferita, però il Birmingham City è in vantaggio 1-0 sull'Ipswich Town. Queste sono le tre partite iniziate e insieme ad Anglocalcio, ovvero alle 20. C'è stato un grande ritorno di Gerrard in gran forma e questo mi fa ben sperare. Eh sì. E queste, insomma, diciamo che sono un po' le partite di questo terzo turno di Coppa. C'è poi la vittoria dello United sul City 3-2, che è stata una vittoria un po' a sorpresa, se vogliamo, no? Perché tra le due squadre, quella che indubbiamente stava peggio era lo United, c'è stata l'espulsione di Kompany, molto molto discutibile, che è sempre comunque una grandissima squadra potenzialmente, anche se ha diversi problemi, come spesso abbiamo detto anche qui, è comunque una grande squadra che può giocare bene, può giocare benissimo. Assolutamente sì. E poi altri risultati interessanti, il Wrexham, formazione di Conference, che è riuscita a bloccare sull'1-1 il Brighton in casa propria. E poi altri risultati, il Dagenham e Redbridge, che ha bloccato sullo 0-0 il Millwall. E poi abbiamo il Bellin Macclesfield, che è riuscito a fare 2-2 con il Bolton, sognando per 9 minuti dopo il gol di Mendy, addirittura il grande colpo. Poi un weather, ovvero meteo, ha firmato la rete del pareggio. Bene anche il Milton Keynes, che ha bloccato il KPR sull'1-1, e questo risultato è stato fatale a Neil Warnock, esonerato dopo poche ore, crisi tecnica a Loftus Road già risolta, è arrivato Mark Hughes. E poi altri risultati importanti, tutto sommato non ce ne sono state, c'è stato il 4-2 del mio West Bromwich Albion, che per fortuna tra un cerotto e l'altro è riuscito a passare il turno. Ha segnato una tripletta Simon Cox, e qui che in scena la mia polemica contro la Football Association. Perché? Abbiamo anche Filippo, in diretta. Ciao Filippo, un abbraccione. Abbiamo parlato, il fatto che sia qui in diretta non è un buon segnale, caro Larry. Forse è già stato cacciato di casa, chi lo sa. No, scherziamo. Penso che passeranno un paio di settimane prima che gli arrivi il libro. Ma forse è già stato cacciato per Anglocalcio. No, scherziamo, esorcizziamo. Dicevo, io faccio un po' di polemica con l'FA per la tripletta di Simon Cox, perché la Football Association ha diramato i nomi dei 5 candidati a giocatore del round di questo terzo turno di FA Cup. E insomma, io ero quasi certo di trovarcelo il mio Simon Cox, insomma, una tripletta, credo sia fra l'altro l'unico giocatore a aver segnato 3 reti in questo terzo turno, insieme a Dempsey del Fulham. Dovresti fare una ricerca, sì, perché non me lo ricordo nemmeno io, ed è strano, da quanti anni non segnava una tripletta in FA Cup il West Bromwich, un giocatore del West Bromwich. Sì, potrebbe essere anche quello, tanto c'è il mio librone. Lo chiedi a Maurizio Di Malta. Esatto, che stasera non è collegato, ci sentirà poi scaricando la puntata da Facebook. Insomma, troviamo tra i 5 candidati Adrian Czeslewicz, che è giocatore del Wrexham, credo sia l'autore della rete con cui il Wrexham ha riagguantato il Brighton. Ci troviamo Arnaud Mendy del Macclesfield, che è colui che ha portato in vantaggio il Macclesfield contro il Bolton. Ci troviamo Matt Phillips
del Blackpool. Il Blackpool ha vinto 5-1 contro il Fleetwood. Phillips ha segnato una, anche lui una tripletta. Poi ci troviamo Matt Ritchie dello Swindon Town, non ha segnato ma ha giocato una partita di qualità, insomma. E poi ci troviamo a Tim Ben Arfa del Newcastle, che ha segnato una rete, ma dice ha giocato una grandissima partita. Io credo che Simon Cox avrebbe meritato di esserci. Questa comunque è la scelta, bene, pareggio dell'Ipswich, è la scelta della Football Association. Allora, 21 e... tra l'altro, prima di passare oltre, ricordiamo che c'è tempo per votare il Player of the Round fino al 20 di gennaio, quindi per 9 giorni, e poi verrà nominato il vincitore, come sempre, ospite a Wembley. Vogliamo dire date e replay, per cortesia? Vogliamo dire date e replay? Sì, le diciamo, aspetta un solo un secondo che mi carico la pagina. Potremmo parlare anche del sorteggio del quarto turno, Liverpool-Manchester United, della partita chiave, però ecco, veniamo ai replay. Si giocherà martedì 17 gennaio, settimana prossima, Leicester Forest, Millwall, Dagenham e Redbridge, Wrexham, Brighton. Faccio la voce alla BBC, Bolton Macclesfield e QPR Milton Keynes Dons. E poi mercoledì 18 il derby del West Midland tra Wolverhampton e Birmingham. Il 28 gennaio si giocherà invece il quarto turno, Liverpool-Manchester United, della partita di cartello anticipata alle 12.45 ora britannica, ma è interessante anche Arsenal-Aston Villa, indubbiamente, insomma, era più interessante se era al Villa Park, però lo è sicuramente e indubbiamente anche così, come interessante Everton Fulham. Sono tutte partite tra squadre di Premier, tra queste anche West Bromwich Albion e Norwich. E poi ci abbiamo assolutamente sì. E poi ci abbiamo per il Chelsea un'altra sfida, comunque vada, all'interno, una sfida tutta londinese, o col Milton Keynes o col QPR. Poi abbiamo e lo Sheffield United che affronterà la vincente di Birmingham Wolverhampton, e anche questo sarà non proprio un derby, ma quasi. Poi Sunderland Middlesbrough, che invece è proprio un bel derbino, insomma. Il Sunderland se lo gioca col Newcastle, ma anche col Middlesbrough, sono comunque due città piuttosto vicine. Io ho visto la partita sabato Birmingham Wolves, e devo dire che anche secondo i telecronisti è stata una cosa veramente brutta. Fra l'altro la telecronaca la faceva il nostro Federico Zancan, se non sbaglio. È stata una partita bruttina, veramente brutta. È chiaro che dal Wolverhampton ci si aspettava qualcosa in più, soltanto per la differenza di categoria. Nel finale ha anche rischiato, tra virgolette, di vincere con un palo abbastanza... L'unico tiro vero di tutta la... Clamoroso, sì, a quel punto sarebbe stato ingeneroso, insomma, per il Birmingham non poter giocare il replay. E questo, con questo, diciamo, si chiude la parentesi della FA Challenge Cup. Apriamo, ovviamente, la parentesi della Non-League. Dove il calcio si è fermato, il mondo della Non-League. E nel mondo della Non-League ci concentriamo sul secondo turno dell'FA Trophy, che si va a disputare questo fine settimana, velocissimamente, perché non voglio rubare tempo poi alla storia del Notts County. Sono secondo turno, ovvero sedicesimi di finale. E, vabbè, tante le partite interessanti, tra queste io ho scelto come partita del round quella tra East Tarrock United e Hampton e Richmond Borough. E velocemente quindi andiamo a vedere la storia di questi due club. L'East Tarrock United, soprannominati The Rocks, è stato fondato il 27 aprile del 69, quindi una squadra piuttosto
recente. Gioca in uno stadio che si chiama Rockery Hill e ha una capacità di pubblico di 4.000 spettatori. E si trova nell'Essex a un tiro di schioppo da Londra. Gioca nella Isthmian League Premier Division. Venne fondato il 27 aprile del 69 da un gruppo di tifosi, di appassionati dell'area intorno a Corringham e Stamford Le Hope, che erano appassionati di calcio di non league, insomma un po' come sono nato lo United of Manchester e altri club ancora. Ti sento male ora, Larry. Non so se erano diffidenti, dico, quelli dello United of Manchester. Quelli dello United of Manchester sì, erano dissidenti, questi probabilmente no, però ecco, era semplicemente un altro calcio, però appassionati di non league decisero di fondare questo nuovo club, che ha sempre militato appunto ai margini del professionismo fino ad arrivare all'Isthmian League. In FA Cup nel 2011-2012, ovvero in questa stagione, sono arrivati anche al primo turno di FA Cup, quando hanno perso 3-0 con il Macclesfield Town. Hanno vinto la Division 1 North nel 2010-2011, la Division 3 nel 99-2000 e la Metropolitan London League nel lontano ormai 72-73. E il loro miglior percorso in FA Cup è quello di quest'anno. Nel trophy sono arrivati al secondo turno nel 2004-2005, quindi eguagliato quest'anno. Nel Vase sono arrivati al quinto turno nell'88-89. Vantano un record di pubblico di 1250 spettatori. Quarto turno di qualificazione dell'FA Cup contro il Woking. Affronteranno Lambton e Richmond Borough, formazione anche questa della zona di Londra, la zona di Richmond. Chi non conosce il bellissimo, straordinario parco di Richmond, insomma, è una formazione di del rugby, diciamo, di qui che n'hanno. Infatti, è una formazione che milita in Conference South, fondata nel 1921 come Hampton, venne poi fusa nel 1999 con il Richmond, formando appunto il nome attuale. Ha un supporto di tra le 400 e le 600 persone che seguono il club. E poi, tra le altre cose, negli ultimi anni ha avuto questa ascesa fino ad arrivare alla Conference. Prima ha sempre militato nei campionati intorno a Londra. Nel 2003 presero un manager che il nome, Larry, ti dovrebbe dire qualcosa, ovvero Alan Devonshire. Certo. Immaginavo. Devonshire era praticamente dell'Arsenal, se non erro. Esatto. E ebbe qualche presente nazionale sotto, credo, Greenwood e Robson all'inizio, poi si infortunò e non ne fece più ritorno. Esatto, e con Devonshire vinsero subito il campionato. Tra le curiosità, per un certo periodo, intorno agli anni 50, era proprietario del club, diventò un famoso pianista, che a me ovviamente non mi dice niente il nome, si chiamava Winifred Atwell, mentre un... Esatto, non siamo del settore, insomma. Invece una celebrità televisiva, tale Paul Merton, che invece ho già sentito, è un attore di commedia, insomma un attore di fiction, si dice qui da noi, è un gran tifoso dell'Hampton e Richmond e spesso e volentieri è presente allo stadio. Nel maggio del 2007 il Times gli dedicò anche un articolo, perché Merton, tutte le volte che andava allo stadio a vedere Lambton e Richmond, questi vincevano e quindi gli veniva chiesto di essere semplicemente un pochino più presente, caro Larry. Allora, io ora Larry... Un po' come me per la nazionale. Come? Un po' come me per la nazionale. Esattamente, ma... esattamente. Infatti anche te devi essere un pochino più presente.
E allora, come dice Filippo, Alfonso Russo l'ho inventato io lascio la palla un attimo a Larry, che vi intrattiene gentilmente, e magari raccontandoci cosa succede live sui tre campi in cui si gioca. Io velocissimamente mi vado a fare il collegamento telefonico. Larry, a te la palla. No, al momento non ho la possibilità di vedere nulla. Comunque, nella puntata del Boxing Day, se ricordate, abbiamo ricordato Buso, che è morto il giorno di Natale di leucemia. Parlando di Ciappi, mi sono accorto di aver commesso un piccolo errore ed eventualmente qui dammi conforto, Massi, nel senso che Ciappi, quel Pisa, il primo Pisa di Serie B, se non erro, fu inizialmente allenato da Corrado Viciani, poi si dimise. E ora? Sì. Poi si dimise Viciani per i risultati non buoni e fu sostituito da Carpanesi. Io non t'ho seguito, ma dico di sì, va bene. Carpanesi vinse, portò il Pisa alla salvezza vincendo una partita, se non erro, importantissima a Matera, con un gol negli ultimi minuti di Vito Graziani. Su calcio di punizione a sorpresa, ma qui si sfonda, esatto, una porta aperta. Però ti correggo, non fu Carpanesi a salvare quel Pisa, che venne a sua volta esonerato. Romain Conetani era quello che era, e al suo posto venne chiamato niente po' di meno che Beppe Chiappella. Beppe Chiappella, Beppone Chiappella. Sì, certo. Ma banda alle ciance, Larry, insomma. Detto questo, parola ad Alfonso Russo, che è nostro ospite telefonico. Insomma, Alfonso, ben trovato, benvenuto ad Anglo Calcio FM. Insomma, io ti dico subito che c'è Filippo che dice che Alfonso Russo l'ha inventato lui. Beh, ma per me è un onore essere stato inventato da Filippo Pippo Baudo. Alfonso, che ha preparato una, io l'ho chiamato, era da tempo che aleggiava il fantasma di Alfonso Russo su Anglo Calcio, perché lo volevo chiamare. Massimo, sì. Ho messo anche un po' lo zampino io. Ovviamente. Ti ho dato il suo numero, nel senso che ho dato l'ok che ve lo scambiate. Ovviamente. Allora, intanto specifichiamo che Alfonso Russo è direttore, se così possiamo dire, ma lo possiamo dire, di www.ukcalcio.com, che è un blog che parla di tutto il calcio d'oltremanica, dalla Scozia. Avrebbe anche una trasmissione lui, volendo. A quant'altro. Sì, anche, diciamo così. Pubblicizza Alfonso, dai. Vabbè, diciamo, ci abbiamo questo con Marco, vabbè, che Marco Parmigiani è, diciamo, un ospite fisso della che ha le mani in pasta dappertutto lui, sì, no? Diciamo, ovunque, da Anglo Calcio a Sky, insomma. Sì. E con lui curiamo questa rubrica di Londra Calcistica TV, insomma, facciamo questi video dagli stadi che lui visita, insomma, ci divertiamo così, soprattutto lui, perché fa un grandissimo lavoro. È un lavoro straordinario, indubbiamente. Sì, favoloso, assolutamente favoloso. Il lavoro straordinario l'ha fatto anche il nostro Alfonso, perché ha fatto una cosa bellissima, insomma, sui 150 anni di vita del Notts County. Perché qui da noi il Notts County è conosciuto come quelli che regalarono le maglie alla Juventus, diciamocelo papale. Che l'ha fatto, però bravo Consigli, bravo. Diciamolo papale, che poi ha avuto la sua momento di gloria e di conoscenza italica quando sono venuti a inaugurare il nuovo stadio della Juventus, fra l'altro ha segnato gli Hughes e io ero contentissimo. Però lì sotto questa roba c'è ciccia, come si dice, insomma. Vantaggio Tottenham. E questo è un risultato importante. Però, e Alfonso, raccontaci un po' questa storia del Notts County, che io non la volevo leggere, te la volevo far dire a te, perché giustamente è un lavoro che hai fatto te. Ah, grazie. A te il microfono. Sei troppo gentile. Ma scherzi. Sei troppo gentile. Beh, noi il Notts County, diciamo, è la squadra professionistica in attività più antica al mondo,
perché io già ho fatto un altro speciale sulla squadra più antica al mondo in assoluto, che è lo Sheffield FC, esatto. Football Club. Però il Notts County, però lo Sheffield comunque è una squadra semiprofessionistica, il Notts County invece è una squadra professionistica a tutti gli effetti ed ha una storia lunghissima che risale proprio agli albori del calcio, tant'è che è stato membro della, diciamo, dei primi, degli 11 club che hanno formato la Football League, quindi insomma è proprio una società tra i padri fondatori del calcio moderno, diciamo così. Poi tra l'altro una squadra che ha dato tra le altre cose un'impronta, una prima vera impronta professionistica al calcio, perché ricordiamo che a quei tempi non c'erano neanche le regole, c'erano le famose Sheffield Rules, di cui io poi parlo sempre nello speciale sullo Sheffield, però il Notts County ha dato anche a livello proprio di regole di gioco un'impronta molto importante. Però nella storia di questa squadra affascinanti sono soprattutto i personaggi che hanno caratterizzato questa società. Tra l'altro io ho scritto anche nelle note, ho parlato dell'attaccante Jimmy Logan, che è stato il primo grande attaccante del North County, riuscì a segnare 21 reti in 21 partite, cioè una media straordinaria. Sì. Tra l'altro poi morì giovanissimo a 25 anni di polmonite, perché poi la sua ultima squadra che doveva andare in trasferta, a giocare in trasferta, perse le maglie da gioco, quindi lui fu costretto a giocare con i vestiti da viaggio, quindi tornando si ammalò, prese la polmonite e morì giovanissimo. E poi ricordiamo anche altri personaggi come Ernest Greenogue, che è stato il primo capitano, il primo e unico poi capitano del North County a vestire la maglia della nazionale inglese. Qui Larry sicuramente mi potrà dare una mano, perché giocò la prima partita. Non nell'anteguerra, Alfonso. Non nell'anteguerra. Non nell'anteguerra. Come, Larry, non ti ricordi le date di tutte le partite prima della guerra? No. Ma dai. Ai. Via. Non comunque ci siamo. Giocò proprio la prima partita internazionale ufficiale, che poi tra Inghilterra e Scozia, poi finì quella me la ricordo. 0. Quindi quella se la ricorda. Ma è l'unica che ricordi. Vabbè, ovvio. E comunque, tra le altre cose, un altro personaggio molto importante della storia del Notts County è stato Jimmy Sirrell, l'allenatore, tra l'altro scomparso nel 2008, molto recentemente, che ha avuto un ruolo importante nella rinascita di questa società, perché la riuscì a riportarla in First Division dopo un'assenza circa 50 anni, oltre 50 anni, quindi riuscì a riportarla, non solo a salvarla a livello economico, ma anche a livello sportivo, perché riuscì a portarla in First Division. Poi, in tempi recenti, negli ultimi 10 anni il North County ha avuto grandi difficoltà economiche, soltanto negli ultimi tempi è riuscito a risollevarsi. Ricordiamo, vabbè, la decisione che ha suscitato tanto scalpore, quella di Eriksson, poi finita male dopo pochi mesi, sempre per problemi economici, e poi però adesso le cose vanno bene, anche se negli ultimi tempi, dopo un ottimo inizio, ci sono state una serie di sconfitte, però l'ultima vittoria in FA Cup col passaggio del turno ha un po' rivitalizzato l'ambiente, che si era un po', diciamo così, si stava lasciando un po' andare. È a metà classifica in League One, però insomma le cose vanno. Diciamo che ha avuto anche fortuna e merito ad uscire bene da quella situazione societaria in cui si era infilato, insomma, perché... A proposito di questo, Massimo, scusa, sì, prego. Un altro aspetto importante, sempre in quel periodo, è proprio il Supporters Trust, perché anche in un altro speciale che ho scritto sull'FC United of Manchester, anche lì c'è stato il ruolo dei tifosi che hanno preso proprio in mano il club, l'hanno salvato nel vero senso della parola, quindi mettendo proprio mano alle tasche, come suol dirsi. Quindi in questo senso il North County è una società che a livello storico fa riflettere anche e soprattutto per il ruolo che i tifosi
veramente devono avere in una squadra, nell'amore che hanno per le proprie radici sportive e culturali in generale, perché poi il calcio è anche e soprattutto cultura, secondo me. Assolutamente. Quindi, d'accordo, insomma. Insegna molto anche da questo punto di vista. E qui da noi questi discorsi sono oggi più che mai validi alla luce di quello che succede, che è successo in questo fine settimana sui campi di casa nostra, dove al sud sono stati aggrediti i giocatori di una squadra e Borriello è stato contestato e quelli della Sampdoria vogliono essere picchiati. Insomma, c'è tutta una situazione, la descrive molto bene Repubblica oggi nella sua home page, che lancia un bel grido di allarme, insomma, riguardo i rapporti tra le tifoserie organizzate e il club. Sì, esatto, ma infatti il mio fine principale, il mio speciale è proprio quello di cercare di suscitare curiosità innanzitutto, ma anche perché io credo che la storia insegni molto, quindi se si studiano, tra virgolette, le storie di questi club e anche i tifosi di oggi, noi giovani, possiamo capire come bisogna rapportarsi al mondo del calcio e alla propria squadra, perché poi è tutto lì, insomma, è il modo di rapportarsi è tutto, è fondamentale. Ovviamente, insomma. Alfonso, finché non cambi la mentalità, purtroppo sì, sento malissimo. Mai nulla cambierà. No, è vero. Certo, sì, però sai, Larry, secondo me Larry Lorenzo, io la chiamo Larry perché sì, no, è giusto. Ma posso chiamarlo Larry anche in diretta. Certo, no. Io penso che il problema principale sia proprio il fatto che la gente non conosce la propria storia. Quindi vive il calcio in modo troppo superficiale, secondo me. Il calcio va studiato e bisogna capire da dove si proviene, cosa c'è dietro. alla propria storia. Quindi questo è molto importante. Poi il fascino della storia di questi club inglesi, di questi club storici, delle foto in bianco e nero che poi potete trovare anche, potete vedere ovviamente anche sul blog, danno proprio questo senso di malinconia. Basta vedere poi addirittura la foto, sono riuscito a trovare una foto dello stadio, del primo impianto, se così si può dire, del North County, tra l'altro, che esiste ancora perché giocano a cricket lì, quindi si può benissimo vedere ancora il Trent Bridge. Lì ha iniziato proprio, ha mosso i primi passi il North County, e vedete quelle foto dà un senso di malinconia e di fascino allo stesso tempo, fa riflettere, perché certi colori non bisogna perderli. Assolutamente sì, è stato, io ascoltavo rapito, no, queste curiosità, perché poi comunque sono notizie che so e non so, nel senso, perché bisogna andare a leggere, approfondire, insomma, certo, sì, c'è tutto un lavoro dietro, uno conosce il North County, però ecco, tutto poi fino a un fondo uno non lo sa, e leggere poi la storia del North County, che io vi invito, voi che ci ascoltate, a farlo sul blog di Alfonso, è assolutamente interessante. In 10 minuti... Una precisazione, sì. Notts, che io poi tra l'altro pensavo Nottingham, invece è Nottinghamshire per la precisione, quindi è una curiosità. È la contrazione diciamo della contea. E non del nome della città. Non del nome della città. Sì. E questo, insomma, è fatto veramente tanto tanto piacere sentire dalla viva voce di Alfonso, che spero di poter richiamare nelle prossime puntate, così ci parliamo anche di altre cose, insomma. Per me sarebbe un onore. Ad avere tempo c'era Henry, c'era Di Canio, c'era tante cose di cui dire, che abbiamo detto prima, ma siamo arrivati alle 9:30 e meno 15 secondi, e quindi siamo proprio in chiusura. Massi, dimmi. Scusami, qui dobbiamo, secondo me, deciderci a chiedere di allungare Angolo Calcio FM. Larry, tengo famiglia. Ho capito. Hai ragione. Se, guarda, fosse per me, quando c'ho momenti di assoluta libertà, anche il 26 di dicembre vengo qui. Insomma, vedi che a volte già bisogna saltare una puntata, perché cioè, non è così semplice.
Bisogna parlare con le maestranze, bisogna fare qualcosa. Qualcosa si inventerà, piano piano, dai. Allora, io ringrazio Alfonso, ringrazio Larry, tutte e due per essere stati in mia compagnia. L'appuntamento grazie con Anglocalcio tornerà ad essere quello di mercoledì prossimo, che sarà il 18 di gennaio, se non erro, sempre alle 20.45, sempre sulle frequenze di Punto Radio Cascina. Chi non ci ha ascoltato in diretta potrà farlo, come sempre, scaricando la puntata dal nostro profilo Facebook Anglocalcio FM, tutto attaccato. Un abbraccio anche a Filippo. E io condividerò, come sempre, con la nostra Crimi. Ecco, esatto, che per la cronaca, allora diciamoli pure, che il Guernsey FC nella partita del 7 gennaio ha vinto 4-1 in trasferta contro lo Shearwater. Quindi la sua squadra, che gli abbiamo appioppato, ha vinto, veleggia in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Bedfont Sports. Qua bisogna fare un altro speciale, mi sa. Sì, tra poco lo dovremo fare. Lo dovremo fare, no, davvero. Se mi dai proprio ancora 2 secondi netti, netti. Dovremmo rifare lo speciale Boxing Day per lunedì di Pasquetta, 9 aprile. Pensaci. Dipende da come sono messo con tutte le situazioni. Se torneranno tutti gli incastri, volentieri. Bene, sì. Allora, 9.32, ci siamo giocati i nostri 2 minuti di recupero sui campi dove si sta giocando. Tottenham in vantaggio con l'Everton 1-0, Liverpool in vantaggio al City of Manchester 1-0, partita di andata della League Cup. In Championship Birmingham ed Ipswich 1-1, un abbraccio, un salutone, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento, come detto prima, mercoledì prossimo. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Ciao a tutti, buona serata. Anglocalcio FM vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre sui 91.6 e 91.1 FM e su www.puntoradio.fm.